per i nove mondi, cosa è stato? Dai un'occhiata. Attenta, donna. È caduto qualcosa dal cielo, come se fosse stato scagliato da Odino in persona. Una forza che egli certo vorrebbe possedere. Il pericolo è cessato, ma come puoi vedere, ha svelato un segreto della montagna. Sembra quasi una porta. Se lo fosse, allora è la porta che conduce a qualcosa che cerco da molto. Potrei chiederti una cortesia, Drengr? Il mio nome è Eivor, del clan del Corvo, e la mia risposta dipende dal tipo di cortesia. Potresti offrirmi una casa mentre studio la porta, Eivor, del clan del Corvo? Non sono solita ospitare estranei. Mi chiamo Hildiran. Ecco, ora non siamo più estranei. Ti prego, se ho ragione, questo è il portale di Freya. Permettimi di restare e ti aiuterò a scoprire i tesori che si trovano oltre il passaggio. Molto bene. Avrai un piccolo appezzamento per costruire una casa con le scorte delle nostre razzie. Grazie, nobile Eivor. Che gli dèi ti arridano. Sarò anche nobile, ma non stupida. Ognuno deve fare il suo e mi aspetto che tu non sia da meno. Una regola che non faticherò a seguire. Eivor la nobile, che visita gradita. Ti piace ciò che vedi? Di certo hai dato il tuo tocco all'ambiente. E tutto questo ti aiuterà ad aprire una porta? È un santuario di Freya. Ci servirà la sua benedizione se vogliamo scoprire i tesori nascosti. Ah, vogliamo, dici? Te l'ho detto, Eivor. Sarai felice di vedere cosa c'è dall'altra parte. Ora vieni. Dobbiamo offrire un combattimento a Freya. Per un attimo ho pensato che volessi combattere con me. Non temere. So difendermi. Non posso battermi con te. Ti ucciderei. Puoi provarci. Attaccami. Ora alzati. È tempo di rendere onore a Freya. Più forte, Eivor! Sì! Mettici tutta la tua forza! Non devi aprire la tua difesa! Bene, ora osserva. Attaccami ancora! Che magia è questa? E come riesci a combattere con la forza di un berserker? Posso insegnartelo, Eivor. Ma ora combatti! Non ho le mie armi. Stai già campando scuse, Drake. Bene, molto bene. Thank you.
visto molte strane cose, ma nulla del genere. Quale magia possiedi? Nessuna veggente combatte in quel modo. Ma io non lo sono. Io sono ciò che vedi. Una vecchia guerriera che conosce dei segreti. Se non era magia, allora cos'era? Era una meditazione furiosa. Nell'Ugra, il mondo della mente. È un addestramento segreto, sconosciuto a molti. Puoi scatenare la tua forza senza temere ferite. Eppure tu ne sei a conoscenza. Ora sai di aver fatto bene a ospitarmi, non è vero? Oh, sì. Ma dimmi, che ruolo gioca l'amuleto? È un contenitore. Deve riempirsi con l'energia creata dalla battaglia. Ma funziona solo con santuari di questo tipo. Puoi trovarne in tutta Mercia. Ho ancora molte domande. Ti prometto che avrai risposte. Ma prima ti ho indicato il luogo di un santuario sulla mappa. Raggiungilo e inizia la meditazione. L'amuleto ti condurrà nell'Ugra. E cosa farò al termine dell'addestramento? Poi tornerai qui da me. Molto bene. Hai conosciuto Valka? Per qualche ragione me la ricordi. Ora va, nobile Eivor, e imparalo.